Vi riconto la triste storia di la baronessa Di Carini, Laura Lanza, femmina assai più bella di tutti i femmini Di Carini. Di uno di famiglia fu ammazzato, e manco oggi è una novità. Per causa di rumori fu accottufato, e con l'ammazzà ebbe pure l'impunità. Puro lo confessore di la baronessa, che non tenia in panza, ci fici a spiata al lupace, a Don Cesare Lanza. Lo monaco di fatti, o pace ci contava, ca figlia o cucino Vincenzo incorneggiava. Lo tradimento fu che assai di una volta, e spesso si trovava un falo con lo cucino di lo marito, lo betto Vernagallo. Lo baroni, lo monaco ascutava, e quando fu l'ora, un marito chiamava. A scusa fu l'onore, lo padre e lo marito la studiare avanti, per levare di mezzo a figlia con l'amante. Lo marito, la moglie podia scannare, ma l'amante no, non la via toccare. Lo padre invece, trovando l'inflagranza di reato, a figlia e l'amante ammazzò senza peccato. E a così lo barone, padre di la baronessa, ammazzò la figlia e poi l'accompagnò alla messa. I mascoli di famiglia voleano e vono sempre comandare, mentre la femmina sempre dintra a casa, a via e a via stare. La storia che stasera vi contiamo parla di una morte certa e di un mistero. Eppure che le prove non vi ridamo, parissi una leggenda e non un fatto vero. Oggi, dopo quasi 500 anni che hanno passato, potremmo dire che lo mistero fu svelato. Non fu delitto d'onore, non fu un giallo. La vera causa fu lo debito di Lupage e quello Vernagallo. Per i denari Lupage ammazzò la figlia contro natura. Questo è lo vero peccato di sta grande sventura. Chianci Palermo, chianci Siracusa, a Carini c'è lutto in ogni casa. Quella brutta stanova dolorosa, mai pace possa avere la sua casa. La meglio stita carine cielo, arma senza cappotto e senza velo, la meglio stita di lì sera fini, povera baronessa di thank you.
signora di Lamuri. E Pilamuri all'inferno, condannata!
distrutta. Donna amata, io canto e sì la voce mia ti piace, questa cantarica la 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 la
Forse. Andate da Olga Laura e diteci di preparare i mantenenti e gli intollettamenti. Ospiti, un tardinale è arrivato. Donna Laura deve curare assai la sua persona, datasi la giornata e datasi che ospiti di grandissimo riguardo furono invitati. Festa di caruscenti e di parenti, non hanno bisogno di tanta preparazione. Va, è un'altra volta, un tammescano. Dei più prossimi parenti, dei guardassero i santi. Ferma! Che vuoi intendi? Niente, eccellenza, un proverbio citava. Va di. Su! Vada che alle invitate non manchi mai un minuto della nostra tenuta. E mi raccomando, non devi ragnarsi di niente. E Don Cesare, come soggiorno, tutto quanto egli comanda e avesse eseguito prontamente. Il padre di Donna Laura è persona di grandissimo rispetto. E poi lui resta a casa. Tu sarai la sua ombra. E ogni volta che le sedite scocchieranno padrone di servizio. Servizio immediato e sopraffino, maestro. Come vostra eccellenza comanna. Venga! Venga! Così di bella, donna Laura, moglie mia diretta. La vostra bellezza è come una serata di frescanzata, quando lo sole ha arrostato le cervette. E occhi belli sotto questa maschera. E che successi? Sono anni che non mi facete complimenti, caro mio sposo. Usanza non è certamente la mia beltà. Forse chi stavi tu? O chi sta maschera? Forse dietro ai travestimenti ci vedete la donna che voi ci volete videri. O che la vostra intenzione ci vuole videri. La mia sembianza naturale mai vi fece grappi la bocca più laudare. La mia sembianza naturale più voi è come un quadro, o come una seggia, o un qualsivoglia arredo di sto palazzo. E pensare che facisto pazzie per concupirvi. La vostra devozione così grande, ogni vostro complimento è così complimentoso che ogni volta la faccio mi rosicava. E che volete? Il lavoro, l'impegno della politica, i contadini, e il vostro padre che mi tiene lontano di sta casa. Ma le nostre figlie si troveranno quando che saranno maggiori, possedimenti e ricchezze. E quella sarà la giusta ricompensa per i nostri sacrifici e privazioni. Ma di quale privazione ti sparlanno? Si sussurra, e certamente non ha torto, che voi, con i femmini della buona società palermitana, la spassate senza ritegno, e con l'accordo franco di mio padre, che vi non accorda in giustificazione. Ma come può la vominanza essere più forte di lo sacco? La donna fa i figli e ci tumba! L'uomo nasce con un altro destino. Mia sposa, fatica con le braccia e con la mente, fatica per portare a casa le denari. E se ci capita di femminiare, ci attocca. Perché io, perché a così lo fece Dio. Quando fate il chiudo delle ricchezze, non erano forse complimenti alle vostre bellezze? Voi continuate questi congetturi, che l'uomo è uomo ed è fatto di carne. E la donna, la moglie, meglio ancora. Ho posto due sangue che c'avi, acqua fresca. E non ne è fatta di carni, ma d'un ligno più duro di l'olivo. Ora basta! Signora, facete la padrona della casa. Gentili, ospitali e di buone maniere. Con sandici voi sapete fare. Ma con certe pecciotte e voi capite, l'occhio del terra non la mitaglia mai. Thank you.
Silenzio, onesti e chiari. Avevi la testa a posto, non temete. E piuttosto voi, facetevi coscienza. Pensate un poco a fare una sbariata. Siete troppo attaccati a un tavaglio. Pensate solamente alla denaro. Come consiglio, se voi permettete,
Tanto si caparebbe spallettera. E che Laura preparasse le valigie e facesse a carini la sua dimora. Voi siete lo marito e io ho il rispetto, anche se per mia figlia un certo amore. Sogno sicuro di chi lo cadico, e voi sapete che sogno uomo d'onore. Tanti guai! Tira fuori lo rospo della panza, sono un altro maledetto! Forza! Sputa! Oh, ma è vero che mi chiamo Lanza, t'ammazzo con un cane! Fermo, fermo! Parlo! Perché non me lo vedi? E denunciare un peccato mortale? La baronessa? Vostra figlia? E allora? È pigliata di demone infernale. Tradisce il marito, Don Estomo, con picciotto di casa Bernagallo. Fanno l'amore quando vanno e como. E cogliere si fanno spesso un ballo. Io della mia casa non lo gonfare. La porta è sventura. Primo che ti arrendugio sta facciazza come un racino di bottate sulla porta.
letto, no? Non mi raccomando, no? Che fa, fa? Senti! Avanti, faccia, parla! Ma c'è tempo! Ma c'è tempo! Ma c'è tempo! No, magari Dio, Indro è! Vagnatello, guardatemi come mi hanno riduciuto i maledettissimi scagnozzi del maledettissimo barone. Mi hanno arrotolinato la corda di Cannarozza e l'hanno stringiuta fino a animarmi lasciato. Non mi meritavo io, vostro fedele servitore, una morte così miserabile, infame. Ma voi siete ingiusto e sapete ciò che ci attocca quando si presenteranno al vostro cospetto a questi maledettissimi figli di una grandissima puttana. Dico, ti pare questo l'uomo dall'età da ragionare per qui presente, potrete? Ma ci avete pensato che un frasario così fatto lo inciterebbe a perdere la santa e celestiale carne che si raggiù e scaramandare volentieri a cauce e a fragola dopo? E che avete scambiato il santissimo e divinissimo regno di Dio per un cortile? Pietro, Pietro, non perdere tu la tua santissima pazienza. Sono cose da uomo. Vieni qua, figliuolo, e raccontami con molta calma. Dunque, alcuni giovinastri cattivi ti hanno? Sì, dei grandissimi figli, di una grandissima... Figlio, devi moderare le parole. Forse hai già capito che qui presente Pateterno ultimamente non arrennisce a mantenere la santissima... Guarda... E potrebbe risultare di carattere, diciamo così. Ehi! Per la quale ti prego, tralasci gli epitodi e arriva al ultrapasso di diritto, eliminazione, causa, corte, ad opera di alcuni figli di una grande... Li vogliamo chiamare sdesanorata terrena? Eh? Avanti, forza, parla. Ecco, pace terra, io mi era donato che donna Laura Lanza, signora di Carine, se la faceva con un giovane, socino, facendoci a povero marito, uomo timorato di Dio, osservante e grande lavoratore. Come si stava sempre su questa terra? Un bellissimo bar di corna! Il barone che ci pescava da ricchi venne da me una, due, cento volte! Tu sei sapitore di una certa correlazione, il cavigge tra mia figlia e un giovane che dici che si accovano da moccioni e quasi quasi si congiungono? Io ci rispondivi, io non faccio niente! E il barone insisteva,
mi voleva farmi parlare, accredendomi un uomo corruttibile, con la donazione di metà dei suoi possedimenti. Cavolfide! Mezza Palermo, un quarto di Trapani, un'isoletta che ci avesse potuto pigliare nei bagni di Rina e curarmi di dolore annalossa, che con rispetto parlando, Padre Eterno, mi avete affetto fin dalla più tenera età. Ma io niente, non parlavo, finché un giorno il barone e i suoi scudieri venne da me e mi minacciò, di vita, esattamente di impiazzamento di spada, da una parte all'altra così. Ed io parlavo, Padre Eterno, parlavo. E tali fecero andare in bestia il barone le mie rivelazioni, che lui ordinò ai suoi scagnozzi, figli di una grandissima figlia di scugnieri, di eliminarmi mediante il piccagione. Questo è quanto, Padre Eterno. Vuoi baffi, pezzetti, una sola, fate una sola, mangia, ma che mangia? Cioccolatino, caramello, mentine, il qui presente frate mente, egli si è assassinato di propria mano, causa rimorso per la cascettonata penetrata ai danni della baronessa Laura Avanza di Carino. Grazie per tutti. Arrivederci! È falso, Padre Eterno, è falso! Non mi sono morto ammazzato di mia mano! Mi hanno assassinato i gagnoffi di loro pugno! È falso, Padre Eterno, è falso! Io non seguivo ultimamente le vicissitudini della terra. Tu, Pietro, hai veduto bene? Benissimo, Padre Eterno, benissimo! Non è vero! Protesto, non è vero! Frate Giuda, che vuoi farci dubitare della parola di un santo di fama internazionale quale San Pietro? San Pietro! Figlio, la vita è un dono di... Di che? Di te! Un dono che vi dovete tenere caro fino alla fine naturale dei vostri giorni. Fine che può decretare solo Dio nella sua bontà e misericordia. Tu hai accelerato questo processo di estinguimento naturale ed il disfacimento fisico ed hai errato. Sbagliare umano è sentenziare divino. Chi? No, niente, cosa personale. Frate giù, causa soppressione al trono, ma non autorizzata da alcunché. Appunto con una propria persona fisica e per volontaria simulazione della suddetta soppressione medesima e per essere perfettissimo. Proprio riduzione della terra, in principio fu la luce, a luce, fu Adamo, Eva, di Pasquale, il paradiso del morto, Maddalena! Eccetera, ti condanno alle fiamme, eterna di te, Eterno
buono così. Hanno diritto di campare felici, è normale. Oggi
Se la leggi, chi punisce i uomini, caro Luna? Cammazzoni di moglieri, di conviventi, di figli, di fortuna. Ma pensateci, uomini di tutte le età e condizioni. Se non c'è l'amore, non si può obbligare. E questo vale per tutte le generazioni. Questo non è amore, questo è disonore. Che tempi, signori miei, ma niente ha cambiato. I femmini si ammazzavano occhio avanti e si ammazzano pure ora e si resta spanti. A Reggio Calabria un frate ammazza suo ero per l'onore. A Calusa pakistana ammazzata di padre traditore. A Treviso un padre marocchino cerca da bruciare a sua figlia, picchiare le razze ai cosci scopinati a mani. Mariti che ammazzano mogliere e conviventi, ziti, ziti che ammazzano ziti pinnenti. Uno ierno sempre si risente, na Sicilia e no continente. Non c'è più differenza, a femmina sempre si violenta, picchi lo mascolo la considera cosa so e non s'arrenna. Chissà non è civiltà, chissà è roba di caverni, d'armali. I femmini su esseri umani. E chi so sempre vale. Come l'uomini hanno diritto. Come l'uomini hanno diritto di avere amore e libertà, hanno diritto di essere onorati. E chi sa verità. Ah!
per luna, per come. Ma gente, un'altra concentrazione! Ma questo di sacrificate non c'era scritto! Ma questa volta non ve le negherò! Non ve le negherò! Non ve le negherò! Ma è il Vernagallo, non l'avete riconosciuto? Vernagallo? È Vernagallo! Vediamo, vediamo! Gerido! Scendete! Scendete! Basta! Pietà! Basta! Non tenere, figliolo, siamo amici! Sei qua per aiutarti! Chi siete? Io sono San Pietro e questa è Santa Mommina. Mommina! Mommina, sì, 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 sì. Siamo venuti sulla terra in missione segreta! Cerchiamo Don Cesare Lanza di Trabia per darci la giusta punizione che si merita! Avete visto? So come ha fatto quel vigliacco. A Carini deve essere aiuto. A Carini Lucanazzo. Presto, corriti. Firmatelo prima che voli compri altri misfatti. Firmatelo prima che possa fare male alla mia Laura. Che schifo, non si capisce niente, non sa niente, povero figlio muto, per carità è muto. Ah, Carini, e com'è che ci avevo pensato prima, la cosa più naturale. Buttare sale, non si capisce niente. L'assassino torna sempre, do loco, do delitto, a munirmi, a Carini, a munirmi. Ci vediamo presto, figlio. Che povero figlio. Hai ragione. Ci vediamo più tardi, mio figlio. A munirmi. A Carini! A Carini! Carini! Fai stata, fai stata! Assassino, scellerato, maledetto, maledirato, assassino, scellerato, maledetto. Bello,
santità, ma voi ci avete un'idea precisa di onde può essere? No, l'uomo del delitto. Se è vero che ogni assassino torna nell'uomo del delitto, non vuoi opa secca. Aspettiamo. E allora aspettiamo. E io decisi di aspettarne. Sì. Che chissà quante ore passeranno. Per fortuna, ho tempo, stasera finalmente è buono. L'aria è fresca. Altra scelta, l'avevo pagata e i piccinetti che l'aspettano non l'avevo. E chi sto l'ho peccato? Perché ogni qualvolta metto un piede sulla terra mi vengono certi desideri, che poi non sono altro che desideri. De terra! Oh! Che fai, santità, a me guardare? No, oh, lo sapete perché mi fecero santa? Penitenza? Virginità! Ti porco giù! Aste te, moro tu sei più! Ma siccome si moccavo tempo la vimo, raccontami! Abitavamo in campagna e a mia tutti le sere dimmi, ma appariva la Madonna che mi diceva Monnina, tu sei disegnata a morare in nome di Dio, tu sei benedetta, rifuggi dai piaceri terrestri e sposati a Dio. Il tuo corpo deve risultare puro e candido come la tua anima. Non permettere a chicheduno di aggrampariti e di fariti violazioni. Ca tu sei destinata a pia di venire a santità e pasciri per un regno divino. Non si sbagliava la Madonna, perché non solo sei venuta in paradiso, ma sei addivenuta molto più in alto, figlia mia. Diventando governante personale, cucinera e tutto fare d'un santo di Govà, che è un santo qualsiasi, che ne sa, c'è San Crispino, San Donofrio, San Giorgio a Cremano. E San Piero sono io, oh. Un numero due, l'avete presente un numero uno, dopo il numero uno, ti rompe. Io hai iniziato, bravo, caso, nisso, faccio sotto cuoio io. E tanto non hanno ben messo nudo, ma questo santo di così grande spessore, ogni qualvolta metto un piede sulla terra ci vengono desideri, figlia, che poi non sono altro che desideri. Terra, terra. Io! Una sola tentazione e vi sulla terra. Ah, sì? Un bruto che mi portò in aperta campagna e ti mi voglia fare peccato di carne. Io aspettai che si mise a nudo e presi il tringetto che teneva dentro il sacco e zacco! Cangiamo lo scopo, va! Cangiamo lo scopo! Un sol corpo! Ci trinciai la parte più vergognosa che ci fuori usciva. Che vergogna! E fu così che ebbi il plauso delle popolazioni, dell'arciprete, del sindaco, che poi quando io morsi mi proposi a santità. Buon uomo, sapete dirmi se Don Cesare Lanza passa a Pennisilochi? Commisi un grave delitto, lo tristi baroni. Ora s'aggira disperato per Palermo e aspetta la chiamata del Signore.
cercò a Don Cesare Lanza di Trabia. Sono un amico e le mie intenzioni sono buone. Se è vero che cerca la pace del Signore, io ci posso dare una mano. L'hanno visto pagare picchi e silidi, che si strappava li capite. Correva e non si sapeva onde. Domandava perdono a Dio quello che si fa. Ha ammazzato la figlia! Oh misero, sarà maledetto per tutte le generazioni. Lo potete trovare dalla sua casa di Palermo. Sta chiuso dall'ultima stanza dell'ultimo piano e non vuole dire a nulla. Oh! Non gettate in rete che oggi questo tempo non si pesca niente, sapete? Ah, che sei bella! E questo è tu, chi volessi tu? Signora Madre Misteri! No, no! No! Se la mia più grande virtù non fosse la modestia! Disperare, non disperare! Vi dici che sono un vostro collega più importante? E mi giù da santo! E come sta aperto? Ristaro solitari di finestri.
Lo gallo che cantava non canta più. Va sbattendo la luzzi e simmi voi. Aprissero le porte, oh Dio, che mi dassero le chiavi, o Culimano scasseria le porte. Finisse l'ubicare il generale, quanto ci conto la mia ingrata sorte, che voglio la mettere e resuscitare, che non è digna di stare con i morti. Sacristano, vi prego un quarto d'ora, quanto ci cala una torcia allumata, che si scantava di dormire sola, ed ora di li morti è accompagnata. All'inferno, oh sepoltura, cattassia sepoltura, come attassasti tu la mia persona. Tu vedi, Maria.
sentirsi parlare con l'amante mia. Dopo all'inferno mi arresto, cantando. Luserpi, chi passava e lo sentiva. Cavalcami, che sogno alto umano. Hanno sparuto per oscura via, non saccio dire l'unni e lo quanno. L'andaro. Tosis. In cielo? Non si può. E lo sapevi. Lo sapevi. Ah, ma almeno sono la baronessa di qua. Non si può. Mamma, è possibile che tu ti fermi in mezzo la mamma Ronchierno e che te la dici nella mattina rinnovata? Ma la muta le ha tondata. La muta le ha tondata. A casa. Ma la muta le ha tondata. Amen.
sì, serrato. Quando te dissi già sì, e ora va a cercare un
Ready.